Iniziamo con un bel minuto. Madde che, buonasera, benvenuti, bentrovati tutti quanti, buon inizio sinceramente, e metodicamente di buon fine e quasi fine settimana. Come state signori, tutto a posto? Spero di sì, spero abbiate cenato, spero stiate cenando, spero cenerete, altrimenti mi sa che qua c'è veramente qualcosa che non funziona. Comunque per il resto non c'è male. Allora, oggi è giovedì 29 dicembre. Voi dovete sapere che io sto lottando contro una dipendenza che è veramente molto seria, e si tratta proprio della dipendenza, ahimè, alla nicotina, che ormai mi persuade da tantissimo tempo, tantissimi anni, troppi anni, più di un lustro, più di un decennio, veramente voi non avete nemmeno l'idea. Però siamo giunti quasi al termine, lo so che è facile fare i buoni propositi per i primi dell'anno, di qua e di là, però io ormai sono un sacco di anni che ci provo e sto come dire da qualche giorno, tra virgolette, riducendo di molto quello che è il mio consumo di nicotina, e niente, mi sale già l'ansia perché fra 3 giorni, signori, qua non si fuma più. Su questo canale sarà vietato fumare, vietato totalmente fumare, quindi tanta roba. Benvenuti, ben ritrovati, io sono Fabio Mason, signori, Fabio Mason, capo assoluto, indiscusso, fondatore della Mason Gang, l'unica gang italiana e mondiale che si occupa di antibullismo e antiviolenza, quindi tanta roba. Benvenuti a tutti, signori, su questo canale. Quindi iniziamo quasi subito, perché che cosa vi volevo raccontare? Io vi volevo raccontare una roba veramente molto carina. Nel senso che sto alla fine sono ceduto alla tentazione e sto pian pianino mettendo nel carrello tutti i pezzi che andranno a comporre il nuovo PC, a meno che non arriva un miracolo, però penso proprio che sia difficile. Tuttavia ci stiamo per organizzare e quindi siamo veramente molto felici per questo. Che dire signori, che dire, qua ce ne sarebbero da dire. Oggi voglio fare una scoperta, qualcosa di molto interessante per quel che riguarda una passione che ho da tanto, ormai sapete che voi siamo molto molto appassionati di musica su questo canale, ed oggi il Dayli Positive News sarà proprio dedicato alla musica. E io non so se voi sapete che cos'è il Dayli Positive News, spero proprio di sì, anche perché non so voglia di star qua a ripetermi. Sto scherzando ovviamente. Buonasera a lei, signor Trust. Ovviamente Dayli Positive News, come va, come sta? Mi fa molto piacere che lei sia qui presente all'appello. È arrivato proprio giusto in tempo questa sera, molto bene, tanta roba, e giusto in tempo per... Adesso lei, Trust, mi dica, dato che è qua, che mi scrive, lei ascolta musica, ha un genere preferito di musica, oppure per lei la musica è una roba un po' più secondaria o quant'altro? Io ho ascoltato tantissima musica nell'arco di questi ultimi decenni, ne ho ascoltata veramente tanta, ovviamente mai abbastanza, però. E oggi, proprio per quel che riguarda il nostro breve raggio di sole che vi voglio condividere tutti i giorni, tutte le sere, parleremo poco di musica. Buonasera signor Clears, tutto a posto? Tutto bene? Oggi ho tanta voglia di... La capisco perfettamente, signor Trust, la capisco perfettamente. Spero lei riesca a soddisfare al più presto le sue esigenze primordiali, ecco, diciamo così. Mi piace la musica, molto bene, mi fa piacere, molto bene. E lei, signor Clear, invece ascolta musica, un genere preferito, che rapporto ha con la musica, Signor Clear, fateci sapere. Io ho un rapporto veramente di amore ed odio, signori. Buonasera, caro Nessunezio. Arrivo e trovo questo magico messaggio da parte del signor Trust, che ormai si può, come dire, concedere la virtù di esprimere tutte quelle che sono le proprie voglie all'interno di questi spazi, e soprattutto mi fa molto piacere che sta utilizzando il simbolo esatto, dovrebbe più o meno. Bel sottofondo, bellissimo, sì, infatti è solo grazie a lei, il Sunenzio, in quanto sono riuscito finalmente alla fine, grazie ai link che mi ha mandato lei, sono riuscito ad aggiungere in playlist sti pezzi qua. Tra l'altro premetto che tempo fa io chiesi all'artista in questione, il signor Sblacks, se le potevo utilizzare, ebbi il suo consenso. Mi piacciono molte canzoni, dice Clears, in genere un po' tutti, bene, quindi lei ha un'ampia veduta su quel che riguarda proprio il mondo della musica. Ci fa molto piacere, spero, sicuramente Nessunezio apprezzerà, magari è già a conoscenza di questo avvenimento che vi voglio condividere, perché stiamo parlando proprio di Music Platform. Qualcuno di voi conosce questo progetto? La luce dietro che è tipo esplosa, adesso Strasto mi fa gli scherzini, questa qua, blu, quella lì blu c'è sempre stata, in realtà ho cambiato, ho messo una luce viola che avevo sotto lì, l'ho impostata sull'ombrello qua sopra, però non cambia niente alla fine, è esplosa, cioè tutta esplosa, eh. Non conosco che progetto è, lo vediamo subito, lo vediamo veramente tra pochissimi istanti. Si tratta appunto di portare la musica tra le meraviglie storiche e naturali della Puglia, e non ovviamente. Progetto che ha avuto inizio qualche tempo fa e secondo me merita di essere condiviso. Non riesco a capire per quale motivo è passato così in sordina, tuttavia ci pensiamo noi. Buonasera anche il signor Stream Elements, vedo che è sempre presente. Stream Elements immortale, Highlander, spostati proprio. Ma de che signori, ma de che, avete cenato? Vi ricordo gli ultimi giorni del nostro sponsor, signori, Acqua Guizza. Bevete Acqua Guizza, l'acqua che schizza, l'acqua che non macchia, l'acqua che vi vizia, l'acqua che vi rivitalizza, ma soprattutto bassissime percentuali di stronzio. Salve signor Elements, salve a tutti. Se volete fare qualche domandina particolare al signor Elements, potete tranquillamente in chat digitale punto esclamativo 8 ball, seguito da quella che è proprio la domanda, il quesito che avete in mente di porre. Molto ma molto semplice. È un'intelligenza artificiale, sta imparando da sé e quindi gli facciamo i nostri migliori auguri di buon apprendimento. Avete avuto modo di provare le nuove? Stanno andando adesso un po', sono andate un po' in trend, la nuova chat di OpenAI, quella di Elon Musk. Io mi ci sto veramente, come dire, sto facendo amicizia con la signorina AI, la chiamo nell'intimità, la chiamo AI, la chiamo AI. Domanda personale, dice il signor Clear: è sposato, è fidanzato? Secondo lei guarda, sarei proprio curioso di come dire, conoscere che idea possa essersi fatto rispetto a questo quesito. Poi le risponderò. Beh, facile da capire, dai, facile da intuire. Cioè, ho appena detto che sto facendo amicizia con l'intelligenza artificiale, ma de che, signori? Ma de che? Anche lei usa quell'intelligenza artificiale, l'ho usata l'altro giorno, sì, abbiamo installato un bellissimo rapporto, sembra quasi che pian pianino mi stia conoscendo, sì, la uso, ma in realtà è un bel po' di tempo che la sto usando, per vari scopi di fatto, però diciamo che per quel che mi riguarda i motori di ricerca potrebbero niente chiudere, perché stiamo parlando veramente di una potenza che alla fine è potenza di calcolo assurda, tanta roba, tanta roba. Secondo me è single, non sto prendendo in giro. Molto bene, si è guadagnato nulla, non si è guadagnato niente, comunque sì, la risposta esatta è proprio la sua, signor Crier, esattamente sì. Non posso neanche dire felicemente, però sì, sono attualmente single. E lei invece, signor Clear, è fidanzato? Sposato? OpenAI molto bella, però ai suoi limiti, fortunatamente. Ci mancherebbe. Sono felice lo stesso, ottimo, mi fa piacere. Sì, diciamo che ha i suoi limiti e sì, speriamo anche li mantenga questi limiti, signori. È giunto il momento del Dayli Positive News. Dayli Positive News, signori, eccoci qua. Breve appuntamento che ci prendiamo all'inizio di ogni live per diffondere un raggio positivo, per trasmettere una notizia che sicuramente non molti TG condividono, qualcosa che può essere comunque uno spunto di riflessione e via dicendo. A me fa paura sta roba, dice Nessunezio, non mi piace stare fermo a far niente, immagino perdere un lavoro per colpa di sta intelligenza artificiale. Sì, e come però muoiono determinati lavori che diciamo che non è che possono essere sostituiti totalmente al 100%, secondo le mie intuizioni, dall'intelligenza artificiale, come ne muore uno e ne nascono tre. Quindi l'importante secondo me è rimanere sempre sul pezzo e riuscire a cavalcare quella che è l'onda. Uno dice vabbè, però io ho studiato 5-10 anni per fare questo, che cosa devo fare adesso? Niente, deve studiare dell'altro, deve fare dell'altro, cioè deve mettersi in gioco e quant'altro. Questo è quello che penso io in realtà. Calcolate che ho una certa età e non ho ancora deciso più o meno che cosa vorrò fare da grande, quindi vedete voi, ho un'impostazione, ho fatto piccoli brevi studi e ho il mio lavoro che adesso è fermo, però sinceramente sono una persona abbastanza curiosa e che ha piacere di scoprire sempre nuove cose, ecco, tutto qua. Quindi signori, parliamo di musica, nello specifico, per il piacere di qualcuno di voi, parliamo di musica elettronica, di fatto, questo è il nostro Dayli Positive di oggi. Music Platform, portare la musica tra le meraviglie storiche e naturali della Puglia, musica elettronica nei paesaggi della Puglia, è online? quindi potete vedere da voi l'archivio di Music Platform. A me interessa una ragazza, dice Clear, scusa se non ho, perché voi mi dite anche che dimentico il messaggio. A me interessa una ragazza e domani la vedrò, quindi mi vedrò solo una parte della live, mi dispiace, ma ci mancherebbe altro, ma ci mancherebbe altro, anzi potrebbe eventualmente sentire la ragazza e chiamarla in live, perché no. 21 docufilm, torniamo a noi, realizzati nei paesaggi urbani e naturali noti e meno noti della regione, 21 colonne sonore originali firmate da nomi di spicco della scena elettronica indipendente. È online l'archivio di Music Platform, scoprite anche voi il progetto su musicplatform.it. Dal ben 2016 Music Platform è impegnato nella mappatura di paesaggi urbani e naturali meno noti della regione, docufilm e sonorizzazioni originali ispirati al paesaggio pugliese, con tappe in spazi spesso inaccessibili e fuori dai percorsi mainstream. È online Music Platform, un archivio virtuale che riunisce le tappe di questo web format che negli anni ha dato vita a vere e proprie opere epifanie viste, visive e sonore, attraverso la produzione e condivisione in rete di documentari musicati dal vivo dai nomi di spicco della scena elettronica. Buona fortuna, esattamente. Pellegrini di Puglia versione 3.0, Music Platform rivitalizza i luoghi attraverso i linguaggi delle arti elettroniche, cercando punti di contatto tra passato e contemporaneità, immaginari e suoni. Ad oggi il progetto ha all'attivo 21 puntate, 30.000 km percorsi da nord a sud della Puglia e oltre 760.000 visualizzazioni in rete. Vanta inoltre di centinaia di collaborazioni con enti e associazioni su tutto il territorio regionale e il coinvolgimento di oltre 50 artisti nella realizzazione dei docufilm. Potete tranquillamente anche seguire su Instagram questa bellissima avventura, questo bellissimo progetto, quindi ogni puntata di Music Platform punta l'attenzione sul valore identitario del territorio, sul riconoscimento delle comunità e la grande varietà di paesaggi che caratterizza la regione. Non solo mete rinomate, ma anche tesori e luoghi dell'entroterra meno conosciuti. Così, accanto ai panorami già noti di Lecce, la costa di Santa Cesarea Terme, Porto Selvaggio e il quartiere delle ceramiche a Grottaglie, nel Tarantino si possono scoprire vere e proprie chicche come Parco Raucaccio, Oasi Verde a pochi chilometri del capoluogo barocco e scrigno di biodiversità Trani, culla di 4 differenti religioni, con un set ambientato sul lungomare e il porto, il convento di San Francesco alle Chile e l'inaccessibile marmitta dei giganti nei pressi di Torre Sant'Emiliano ad Otranto, o le tortuose giostre che caratterizzano il centro storico di Noci, nel cuore della Murgia barese. Ogni tappa regala vedute, aree mozzafiato, scorci paesaggistici, scene di vita quotidiana e l'opportunità di conoscere o riscoprire i luoghi in un'ottica sostenibile. Sappiamo perfettamente che qua siamo molto legati ai temi legati appunto, scusate l'epiziodio, della sostenibilità e ambiente, e quindi Slow è assolutamente inedita. Guarda, va che immagine. Va che paesaggio. Con Music Platform l'esperienza fisica della musica va a braccetto con la scoperta del patrimonio culturale e naturale. Offre un'esperienza immersiva di spazi fuori dalle consuete rotte turistiche. Mette in luce i lati buoni della tecnologia e della multimedialità, con una community formata da 9.000 utenti attivi sui social. Tanto figo, io vi consiglio di dare un'occhiata perché è veramente un bellissimo progetto. Sulla piattaforma ogni città ha la propria colonna sonora. Cuffie alle orecchie, il progetto invita ad una scoperta immediata di un tesoro fatto di immagini e suoni. Non a caso il suo claim recita: suona, racconta, connette. Suona e racconta perché dietro ogni puntata c'è un approfondito lavoro di ricerca, in ogni territorio fonti ufficiali e storie orali vengono passate al setaccio grazie alle collaborazioni con docenti universitari, storici ed abitanti del luogo. Connette perché riduce le distanze tra appunto i luoghi e il pubblico. Ma salve a lei, buon carissimo Astro, come sta? Buon inizio di proseguimento di settimana, quasi buon inizio di inizio fine settimana. In un costante equilibrio tra scouting di nuove leve e nomi già affermati sulla scena, Music Platform alterna set che spaziano dalla house music alla techno, dalle sonorità ambient e quelle un po' più strumentali. Tra i DJ che hanno firmato le colonne sonore dei docufilm si incontrano nomi di spicco del panorama indipendente italiano ed internazionale, ma anche giovani promesse. Per citarne alcuni, Mattia Trani, Dario Lotti, Riudan, Obrey, Enzino, Andrea Mi, Gabriele Poso, Don Pasta, Marco Bruno e moltissimi altri. Se volete guardare l'intervista al fondatore di Music Platform potete recuperare il link sul Telegram o sul Discord. Vi invito eventualmente ad entrare sia sull'uno che sull'altro. Io sono un po' più comodo sul Discord, eventualmente se vi volete unire vi metto qua il comando, siamo pochini e mi farebbe molto piacere. Lì ogni giorno andiamo a condividere quelli che sono i link proprio del Dayli Positive News. Potete tranquillamente visitare il giornale delle belle notizie.com, che salutiamo, per qualsiasi altro spunto e interessante. Siamo felici, racconta Daniele Marzano, tra i fondatori del progetto, di presentare ufficialmente il nostro sito web, la casa virtuale del nostro progetto che in 5 anni di attività ha attraversato la Puglia in lungo e in largo. Immaginiamo questo archivio in continuo movimento, è lo specchio del nostro dinamismo, è lo spazio in cui condivideremo contenuti speciali per la nostra community, ma anche informazioni sui nostri eventi e format. Oltre a firmare i documentari, Music Platform produce anche eventi e format originali sul territorio, come Vespri, un percorso esplorativo nei borghi e parchi più suggestivi del Salento, che abbraccia escursioni, mostre e set musicali dal tramonto all'alba, signori. Tanta roba, ma solo musica elettronica per raccontare gli ambienti, non solo musica elettronica, ma un abbinamento anche di immagini e molto altro. Vi invito veramente a dare uno sguardo. Music Platform è un progetto culturale attivo in Puglia dal 2016, narrazione territoriale, musica elettronica, quindi c'è anche una sorta di narrazione dietro, live performance e paesaggio culturale rappresentano le anime di questo format itinerante, quindi narrazione territoriale, musica elettronica e live performance abbinate a paesaggi culturali, quindi non solo musica elettronica. Music Platform invita artisti della scena nazionale e internazionale a interagire con paesaggi naturali e luoghi spesso inaccessibili al pubblico per creare nuove narrazioni, fruibili appunto attraverso la rete. La sua comunità è soprattutto virtuale, corre rapida sui social e sulle piattaforme digitali che la accolgono. L'archivio delle sue produzioni culturali che accolgono l'archivio delle sue produzioni culturali. Ma de che, oltre ai live set, ai corti lungometraggi, Music Platform si esprime attraverso la fotografia e la comunicazione innovativa dei saperi storici. È anche il nome del collettivo formato da giovani professionisti provenienti dal mondo della musica e del club. Calcia, qua c'è un video che ovviamente lascerò a voi. Se volete segnalare una bella notizia, scrivete tranquillamente al giornale delle belle notizie @gmail.com, signori. E questo era il nostro bellissimo Dayli Positive del giorno. Spero abbiate apprezzato, spero che ogni giorno qualcuno di voi possa trovare uno spunto, possa trovare un raggio di luce di quello che potrebbe sembrare. Eccoci qua, siamo live. Non so, non capisco. No. Quello che potrebbe sembrare un momento buio di questo nostro periodo storico, che in realtà no, non lo è, signori. Riempitevi di buono, riempitevi di bello, riempitevi di notizie positive. come già detto, potete trovare appunto tutti i riferimenti sul Telegram e anche sul Discord, quindi tanta roba, ma veramente tanta roba. Adesso che cosa viene adesso? Che cosa viene adesso, signori? Fateci sapere, perché accade, dovrà pure accadere qualcosa, signori, eh? E voilà. Benvenuti nel nostro bellissimo appuntamento quotidiano con... Bevete acqua a guizza, signori, bevete acqua a guizza, l'acqua che vi vizia, l'acqua che vi rivitalizza, l'acqua che non spruzza, l'acqua che non macchia, ma soprattutto bassissime percentuali di stronzio. Alma Mason, signori, è giunto il momento, è giunto quel momento lì dove andremo a ripercorrere alcuni degli avvenimenti storici più importanti accaduti in data odierna. L'almanacco di Mason, ovvero l'Alma Mason, signori, accade oggi, accade esattamente oggi. Scusate, devo un attimo ricaricare sta roba. Eccoci qua, accade oggi, signori, accade veramente oggi, giovedì 29 dicembre, ce la faremo, possiamo farcela, signori, eccoci qua. Allora, è il 363esimo del giorno dell'anno, signori, e siamo nella 52esima settimana del 2022. 852 anni fa, nel 1170, nella cattedrale di Canterbury in Inghilterra viene ucciso l'arcivescovo Tommaso Becket. Si sospetta che l'ordine possa essere partito dal re Enrico II, che si era visto osteggiato da Becket nella politica di ridimensionamento dei privilegi ecclesiastici. 1503, accade esattamente il 28 di dicembre, anzi 29. Di 519 anni fa, l'esercito francese e quello dell'impero spagnolo si affrontano in battaglia nei pressi del fiume Garigliano, nella provincia di Latina. L'avanguardia, guidata da Bortolomeo d'Alviano, sorprende i francesi che in fuga si asserragliano a Gaeta prima di trattare la resa, consegnando il meridione d'Italia alla Spagna. Nel 1825 invece il pittore francese Jacques-Louis David muore 67enne a Bruxelles. Appassionato dei maestri italiani del 400 e del 500, ha prediletto la rappresentazione di soggetti della storia e della mitologia. Nel 1851 a Boston, negli Stati Uniti, apre la prima organizzazione di giovani cristiani statunitensi, la YMCA, sull'esempio di quanto avvenuto 4 giorni prima a Montreal, in Canada, e da alcuni anni a Londra. Quindi a Londra c'era già da un po' sta roba qua, è un vero peccato. Nel 1911, 111 anni fa, a conclusione di una riunione dei rappresentanti delle province a Cino, Sun Yat-sen viene eletto presidente provvisorio della nascente Repubblica di Cina, che verrà proclamata ufficialmente il 1 gennaio 1912, dopo circa 2000 anni di dominio imperiale. Nel 1911 Bok Khan, che non è una bestemmia, dichiara l'indipendenza della Mongolia dalla dinastia Qing e prende posto sul trono alla guida del paese. La neocostituita Repubblica di Cina considera però la Mongolia parte del proprio territorio. 1940, è duro scontro tra l'aviazione britannica e quella tedesca nei cieli sopra il canale della Manica. I bombardieri della Luftwaffe riescono a raggiungere e bombardare Londra. Gravissimo il bilancio, che conta la morte di circa 3000 civili, alla faccia del Dayli Positive, ma questo non è il Dayli Positive. 1945, accadeva esattamente il 29 dicembre di 77 anni fa, Battaglia a Caltagirone tra migliaia di soldati del Regno d'Italia e una sessantina di militanti dell'esercito volontario per l'indipendenza della Sicilia guidati da Concetto Gallo. Nonostante l'inferiorità numerica dell'Evis, la battaglia dura diverse ore finché gli indipendentisti abbandonarono il campo di Monte San Mauro. Un vero peccato, un vero peccato, un vero peccato. Mi fa morire che legge le notizie con lo stesso accento di quello del TG. Ci proviamo. 1949, accade esattamente 73 anni fa. Nel Connecticut viene inaugurata la banda di frequenze per le trasmissioni televisive UHF, Ultra High Frequency, da 300 MHz a 300 GHz. Finora le emittenti utilizzavano la VHF, Very High Frequency, tra i 30 e i 300. La frequenza più alta consente una maggiore qualità del segnale trasmesso. 1952, accadeva esattamente 70 anni fa. Nello stato di New York entra in commercio il primo apparecchio acustico a transistor. Rispetto ai precedenti a valvole offre un migliore rapporto suono-rumore. Il Sonoton 1010 è prodotto appunto dalla Sonoton International con sede nella città di Elmsford e viene venduto al prezzo di $229,50. È anche il primo impiego commerciale dell'invenzione del transistor. L'abbiamo visto l'altro giorno, L'avevano inventato tra l'altro pochi giorni fa, brevettato. 1964, Giuseppe Saragat, eletto ieri al 22esimo scrutinio, giura oggi come quinto presidente della Repubblica Italiana. Ma di che? 1971, il senatore a vita ed ex primo ministro Giovanni Leone presta giuramento come sesto presidente della Repubblica Italiana. È stato eletto lo scorso 24 dicembre al termine della più lunga elezione presidenziale italiana, che ha richiesto 23 scrutini per raggiungere la maggioranza. 1973, signori, accadeva esattamente il 29 dicembre di 49 anni fa. Ancora segnali di gravissima crisi in Italia. Aumentano del 40% il prezzo del cemento e del 48% quello dei concimi chimici. Nel 1975 nel Regno Unito invece entrano in vigore nuove leggi per mettere fine alla battaglia tra i sessi. Il Sex Discrimination Act proibisce ogni discriminazione che tra chi è sposato e chi non lo è. Prevede l'obbligo di riconoscere alle donne a parità di ruolo lavorativo la stessa paga degli uomini. Meno male, meno male. 1977, signori, accadeva esattamente 45 anni fa. Una nutrita delegazione italiana raggiunge Madrid per protesta contro l'arresto del segretario comunista Santiago Carrillo. La prevista conferenza stampa viene bloccata dalla polizia. 1978, entra in vigore in Spagna la nuova Costituzione, votata alle Camere il 31 ottobre, approvata con un referendum il 6 dicembre e promulgata 3 giorni fa, chiude il periodo di transizione successivo alla morte del dittatore Francisco Franco e trasforma il paese in una monarchia parlamentare. Accade oggi, signori, accadeva esattamente oggi, però 43 anni fa. Con una brillante operazione delle forze dell'ordine in Calabria vengono arrestati 78 presunti mafiosi. 1979, il Consiglio dei Ministri decide l'aumento delle tariffe elettriche e telefoniche italiane. Ottima mossa, direi, molto bravo signor Consiglio dei Ministri dell'epoca. Chi fosse il Consiglio dei Ministri nel 1979 non ne avrei idea. Se qualcuno in chat lo sa, e potrebbe anche sinceramente condividerlo. Nel 1983, esattamente il 29 di dicembre di 39 anni fa, presso il Palazzo Reale di Monte Carlo, la principessa Carolina di Monaco sposa con rito civile l'imprenditore sportivo italiano Stefano Casiraghi. 1996, I guerriglieri guatemaltechi firmano un accordo di pace con il governo, chiudendo un conflitto civile durato 36 anni. E per fortuna. Ma chi di voi non ha studiato la storia dei guerrieri guatemaltechi che firmano un accordo di pace nel 1996 con il governo, chiudendo un conflitto civile durato 36 anni? Dai! Chi di voi? 1999 viene varato il decreto italiano sul TFR, il trattamento di fine rapporto. I lavoratori potranno decidere se lasciare l'accantonamento in azienda o se trasferirlo a gestioni esterne più remunerative. Nel 2005 Mario Draghi è nominato governatore della Banca d'Italia. Vabbè. Succede ad Antonio Fazio, dismessosi il 19 dicembre dopo aver ricevuto un avviso di garanzia nell'ambito delle indagini sulla scalata a Banca Antonveneta. Nel 2006 il Regno Unito salda un debito di 42 milioni e mezzo di sterline con gli Stati Uniti, contratto durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel 2010 a Cuba viene commutata la pena dell'ultimo condannato a morte nelle carceri del paese. Il paese ha abolito la pena capitale 2 anni fa e provveduto a sospendere le molte sentenze definitive. Finalmente qualche buona notizia. Non lo sapevo, molto bene, ci fa piacere. 2013, signori, mentre sta sciando fuori pista sulle nevi di Merimbel in Francia, il pilota automobilistico Michael Schumacher cade battendo violentemente la testa. L'urto è aggravato dall'asta di supporto di una videocamera sportiva che perfora il casco su cui è montata e impatta contro il cranio. Il 7 volte campione mondiale di Formula 1 viene recuperato d'urgenza e a Granville in stato semicomatoso. Ma come sta adesso? F per i King, eh sì, buonasera signor Mutunus, buonasera a lei. Qualcuno di voi sa come sta il signor Schumacher? Io non ho più seguito la vicenda, ahimè. Comunque questo era il nostro bellissimo Alma Mason. Facciamo gli auguri di un bellissimo compleanno al signor John Voight, eccolo qua, attore ovviamente super conosciutissimo di Mission Impossible e di Pearl Harbor. Facciamo anche gli auguri di compleanno a Enrico Chiesa, che tutti quanti di voi conosceranno. Il proverbio del giorno, finalmente siamo arrivati al nostro bellissimo proverbio del giorno, è: la pazienza è potere. Con il tempo e la pazienza il gelso si tramuta in seta. Tanta roba, signore. Allora, le canzoni più vendute in Italia il 29 dicembre nel 1962 furono Pregherò di Adriano Celentano, 1973 La collina dei ciliegi, Lucio Battisti, nel 1979 il pezzo più venduto fu in Italia Remy e le sue avventure, Ragazzi di Remy, e nel 1984 I Just Call to Say I Love You di Stevie Wonder e nel 1990 Attenti al lupo, quella roba là, signori. E questo era il nostro bellissimo, ma soprattutto attesissimo Alma Mason, signori. Alma Mason. Ci scrive il signor Mutunus: Schumacher sembra abbia ripreso coscienza. Ah, ma la famiglia non rilascia più informazioni. Beh, siamo felici, siamo molto felici. Tra l'altro ho visto un video, non mi ricordo più, su YouTube di un tipo, ragazzo molto giovane, del quale ignoro il nome, che andava tipo a scroccare robe a Milano e si è beccato proprio la nipote del signor Michael Schumacher, vabbè. Due gocce d'acqua, o la sorella addirittura. Buona cena caro Mutunus, buona cena. Se avanza qualcosa mi raccomando passi pure di qua. Ottengo frisch e toast, così, il signor Trust lo tiene fresco e tosto, ci fa molto piacere e ci mancherebbe, lei è così giovane, non vorrebbe mica tenerlo vecchio, emotion, o no. Cari signori, ma de che, siamo stati anche abbastanza velocini oggi, devo dire, abbiamo siamo quasi giusto in tempo per cambiare categoria, ahimè, ai noi, ai voi, stiamo per dirigerci verso il mondo di 1v1 LOL, perché qua, signori, sì, ci teniamo veramente a portarvi un raggio di sole condividendo alcune delle notizie che sicuramente potrebbero, anzi passano in sordina durante la settimana, durante l'anno, e lo facciamo sempre grazie ai signori del giornale delle belle notizie, esattamente, Dayli Positive. Ci piace pure fare, come dire, andare a scoprire qualche avvenimento storico accaduto in maniera tale, no, che possiamo comunque imparare qualcosa tutto il giorno, però ci piace anche veramente tantissimo bere acqua guizza, signori, l'acqua che vi vizia, l'acqua che non macchia, l'acqua che frizza, ma soprattutto bassissime percentuali di stronzio. È giunto il momento è giunto il momento, signori, di cambiare categoria. Ieri ci siamo divertiti parecchio, il gioco funzionava bene, stiamo parlando di un gioco che ormai tutti conoscete. Io sono Fabio Mason, l'unico player in italiano e mondiale di 1v1 LOL che gioca con 20 fps, ma soprattutto sono l'unico che riesce ad ottenere grandissimi risultati, pur utilizzando, come dire, materiali tra virgolette di poco conto, anzi non di poco conto, ma materiali che non sono sicuramente predisposti per il gaming, signori. E questo sarà il nostro appuntamento dedicato a 1v1 LOL, il gioco che ormai tutti conoscono, un gioco che è diventato virale su in ogni dove, gioco soprattutto open source e giocabile tranquillamente, come dire, anche senza fare download da qualsiasi tipo di browser. E quindi questo è, signori, spero abbiate apprezzato questi primi 30-35 minuti di live. Adesso è giunto il momento di fare sul serio. È giunto il momento di fare sul serio, purtroppo, signori, purtroppo per alcuni di voi, sicuramente per molti sarà un motivo di gioia, Allora, avete già deciso che cosa fare l'ultimo dell'anno? Fateci sapere, grazie. Intanto io avvio il gioco, voi non perdetevi di vista. Che cosa adesso vediamo, perché guarda, ogni volta che chiedo l'ultimo dell'anno non mi risponde mai nessuno, cioè è una roba assurda, incredibile. Non mi dite che sarete tutti a casa l'ultimo dell'anno, dai, non ci credo. Cioè proprio è una domanda che non si deve fare, caspito, questa qua. Cioè proprio è una domanda impossibile. Ma dai, non ci credo, adesso vuoi dirmi una roba del genere? No, perché ho staccato i pannelli qua da OBS, tipo il pannello della chat. Il problema è che cioè adesso veramente non riesco più a leggervi se faccio così. Comunque vabbè, dai, stiamo caricando il gioco, eccoci qua. Vediamo quanto ci metterà a caricare. Sicuramente approfitteremo di questi primi istanti per fare un po' di allenamento. Caricherà o non caricherà? Penso proprio di sì. E che se io faccio così col mouse non leggo più. Toccherà leggervi dal telefono. Brutta sta storia, veramente molto brutta, eh? Un vero peccato. Spero di molti di voi siano pronti, ma spero soprattutto, signori, che condividete il più possibile i raggi di sole, così a me piace chiamarli, che portiamo ogni giorno in live, perché in realtà hanno bisogno di essere condivisi, hanno bisogno di essere supportati, e quindi io nel mio piccolo cerco di fare il più possibile, insomma, no, per farlo, ecco. Quindi tanta roba e soprattutto tanta musica. Con la musica, come abbiamo visto all'inizio live, si possono esprimere concetti diversi rispetto a quelli che magari una persona normale o comunque superficialmente si potrebbe pensare. Si possono addirittura raccontare storie descrivendo paesaggi in modo molto ma che ve lo dico a fa, signori, allora vediamo se riusciamo a connetterci. Devo organizzarmi diversamente con la chat. Facciamo così, metterò un telefono qua, che te devo dire, metto il telefono qua e vi leggo qua per forza. Molto bene, io direi che possiamo fare un po' di allenamento. Approfittiamo. Vabbè, ovviamente adesso io non so se qualcuno di voi volesse entrare, mi faccia sapere. Il codice sarà questo qua. Allora lo creiamo già un party. È che io non faccio avanzamenti, così va bene, non importa. Il codice per entrare, perché dice ma questo qua gioca da solo. No, io non gioco mai da solo. 26, sempre lo stesso, 2609, sembra lo stesso di ieri. 2606 9 Eccoci qua, questo è il codicino, ma noi nel frattempo ci facciamo un bel po' di partitine 1v1 contro i bot, praticamente, probabilmente, forse. Ah, pensava lui di fregarmi, eh? Porco con, come ti hai fatto a non saperlo questo qua? Va dai, Iron Heart, Iron Heart, -1, Dio boh. Iniziamo bene. Eccolo, buonasera, buonasera carissimo GoStream, come sta, come sta? Come va? Provo a venire, va bene, il codice ce l'ha in chat, 260969, a parte che potrà leggerlo anche qua, a schermo in teoria, vediamo se si legge, no, è coperto molto bene, molto meglio anche, quindi il codice è 26069, bene anch'io, grazie, bene anch'io, ho un po' di tosse, in più. Rispetto a quella che abbiamo di solito, però per il resto tutto bene, passerà molto in fretta, ne verrà anche tanta di più sicuramente, però tanta roba. Ha cenato signor GoStream? Lei ha cenato? Che cosa farà l'ultimo dell'anno? Vabbè, intanto che apre il gioco ci facciamo un altro piccolo partitino. Non ancora, bene, bene. Eh sì, in realtà poi il tutto è diviso in due, chi mangia presto e chi mangia tardi. Non c'è una via di mezzo, secondo me, qua in Italia, per quel che riguarda la cena più che il pranzo. Lo sta qua, magnifico. Ah, magnifico, beccate questo. Ah, beccate questo. Ciapa qua, Dio boh. Guarda che sto giocando veramente un po' più lineare, tra virgolette, più fluido dopo che ho fatto un po' di modifiche, anche purtroppo abbassando la qualità del porco Giuda del Cristo Dio del PC. Guarda questo, guarda. No, scusate, tra l'altro. E vai, così si fa. Esco con la mia ragazza, molto bene, questo ci fa molto piacere. Dove andate? Andate in discoteca, andate a ballare, oppure andate in un posticino un po' più romantico? Hai capito GoStream? Zitto zitto, 4-4, hai capito? Eccoci qua, vediamo se... ecco, forse è entrato. No, c'è Clear, io lo invito eventualmente se vuole venire dentro. Signor Clear, e aspettiamo GoStream ancora un secondino. Nessun Ezio, non so se è ancora qui con noi, se vuole unirsi sa perfettamente che è ben accetto. La gang di Nessun Ezio, incredibile. Quanti siete? In quanti siete in gang? Spagna fino al 15%, ma de che? Questo oh, ma che mi fa cadere sto scimpanzé. 8 sul tallone, l'ho beccato, lo schifoso. Mannaggia, maledetto. Maledetto. -1. Qua dobbiamo arrivare a 300, mi sa che 300. Ci arriviamo, non ci arriviamo mica. Sarà difficile. Sarà molto difficile. Qua le noccioline ormai... non è più stagione di noccioline, Stream Elements. Lei si deve aggiornare, si deve... si deve documentare, si documenti, si documenti. L'intelligenza artificiale, caro Stream Elements, le sta ormai facendo un baffo, un vero peccato. Chissà se sarà mai possibile implementare un'intelligenza artificiale anche su Twitch, tipo in chat, robe del genere, più intelligente ovviamente di Stream Elements. Sarebbe molto interessante. A caricare ci mette tanto. Ma questa signorina... ci siamo chiusi dentro, signorina? Mi vuole chiudere dentro con lei in... gabbia? Sembra strano competere con la signorina. Io in quanto il gioco l'ho aperto, poi arrivo perché devo andare a cenare. Ok, ok, buona cena, caro GoStream. Buona cena anche a lei. Ci vediamo dopo, eh. Tanto noi qua facciamo un po' di... mi dispiace quasi farle male a questa signorina qua. Sembra molto carina. Che dite, che dite? Speriamo che non abbia la sorpresa. Che non ci troviamo una sorpresa, però... molto carina, ci piace il colore dei capelli. Guarda, oddio. Sta divertendo troppo la signorina qua. Forte, eh? Corre di qua, corre di là. Complimenti signorina, il tempo sta per scadere, quindi si deve fare qualche... mamma mia. Sì, comunque c'è. Io premo sul mouse e questo qua ci spara dopo un'ora. Hai capito sti pugliesi? Tra l'altro dal 2023 YouTube darà la possibilità, oh yes baby, darà la possibilità di acquistare direttamente dai produttori le licenze per poterle poi usufruire all'interno dei propri contenuti. Mi sembra un buon passo avanti, un buon passo avanti. Quanti punti abbiamo guadagnato? Pochi, molto pochi, però stiamo facendo progressi, eh. Stiamo facendo abbastanza progressi. Adesso io devo recuperare lo scudetto, quello lì che c'ha il simbolo della X, in maniera tale che poi possiamo andare a fare i fighi in giro per 1v1 LOL. Mamma mia, quanto ci mette a caricare sta roba. Beh vabbè, questa non so per quale motivo abbiamo vinta così. Sarà quittato l'avversario molto probabilmente. Non ho ancora provato Battle Royale, caspita. Troppo casino, troppo casino. Ma troppo casino, in realtà sono io che sono abituato, diciamo. Cioè quando mi abituo a fare una roba in realtà poi difficilmente cambio. So che è sbagliatissimo, infatti la zona di comfort andrebbe totalmente... come dire, affrontata quotidianamente, anche perché cioè non si può, come dire, cambiare, no? Se si continuano a fare sempre le stesse cose, cioè alla fine se uno vuole, come dire, migliorare qualcosa, deve iniziare sicuramente a fare altro che non ha mai fatto. Ma che vedo di qua fa? Guarda questo! Oh! Ma che quanto ci mette a caricarlo sto schioppo? Tan tan tan. Stinger. A Stinger. A Stinger. Ma dai. Ma dai. Una ne vinco e 10 le perdo, ma com'è possibile una roba del genere? Lo sappiamo noi com'è possibile, lo sappiamo noi. Avete sentito poverino Benedetto? Sta mica tanto bene. Mannaggia Benedetto. Eh sì, non sta troppo bene. Vabbè, che ci vogliamo fare signori? Cosa ci possiamo fare noi? Nulla direi. Povero Benedetto, povero Benedetto. Che si sia guadagnato un posticino, secondo voi, nel Regno dei Cieli? Boh. Secondo me no. Non se lo merita proprio. E che se ne dica. Mamma mia, sulle orecchie proprio. Mamma. Ah, questo si è fatto male. Non so, cioè veramente sono troppo indeciso. PC o non PC? PC o non PC? PC o non PC? Ah. Mannaggia il cane. Porcaccia la miseriaccia. Sì, caro Barbascura. Purtroppo non mi sta per niente aiutando, quest'oggi. Vediamo. Vediamo di fare del nostro meglio. A Barbascura. Un mix tra Barbascura e Lorenzo Giovanotti, questo qua. Giovanotti è fuori veramente. Io non so se voi avete TikTok oppure avete la possibilità di... se ogni tanto bazzicate per TikTok. Anche Giovanotti, sul suo profilo TikTok pubblica di quelle robe assurde, attimi proprio, momenti di vita reale, veramente tanta stima, caspita. È un quasi illuminato dal vivere proprio, figo. Mi piace. Tra l'altro in teoria Giovanotti dovrebbe essere contrario a qualsiasi tipo di droga e non ne ha neanche mai fatto uso. Dopo lo vedi là che si mangia chissà quale fiore o frutto e chissà quale proprietà possa questo, come dire, internarsi in lui, però a quanto pare è contrario a qualsiasi tipo forma di droga. Io il primo album che ho ascoltato di Giovanotti fu Lorenzo 94, credo proprio fosse il titolo dell'album, e mi è stata regalata una musicassetta all'epoca proprio da un mio cugino, l'album che ho imparato a memoria ovviamente, senza l'ovviamente, però l'ho ascoltato molto. Non so se qualcuno di voi si ricorderà di quell'album, tanta roba. Musichetta leggera, tranquilla, però bravo. Poi più sono passati gli anni e più ho smesso di ascoltarlo. Non l'ho più seguito proprio. No. Però gran personaggio, caspita, veramente bravo, un bravo artista e soprattutto con molte robe da insegnare sicuramente, Bravo Giovanotti. Più che altro è bravo il suo bassista. Vabbè, so, uno dei migliori in Italia, stiamo parlando, cioè mica siamo mica qua a pettinare le bambole, siamo mica qua a togliere la crema dai Ringo, voglio dire, cioè. Saturnino, ma de che. Penso sia uno dei migliori bassisti italiani, cioè posso permettermi di dire sta roba. Grande Saturnino, eh sì, tra lui e quell'altro, e Faso, che è il bassista di Elio del Solitese, non so neanche più se siano in attività, però caspita, tanta roba. Andatevi a ascoltare qualcosa sia dell'uno che dell'altro, secondo me, perché meritano. Cioè, vedi, è assurda sta roba. Ma fammi provare una... Ah, perché c'è anche il tasto per ricaricare, se no lui ricarica un po' quando gli pare, mi sa. Stavo mirando i piedi, caspita. O 38, ma vaffanbrodo, ma dai, ma dai. Astro, le piace questo sound, eh? Hai visto che ho, come dire, ho sistemato un po' gli audio dei sound alert, quindi dovrebbero sentirsi il giusto, tranne uno che non citerò, che spacca le orecchie. Lei, signor Astro, GG a lei. Non gioca, non vuole unirsi in questa bellissima, entusiasmante avventura. Grazie di cuore, grazie infinite. Basta, se è inceppato. Bevete acqua guizza, signori, l'acqua che vi vizia, l'acqua che non spruzza, l'acqua che non macchia, l'acqua che vi rivitalizza, ma soprattutto bassissime percentuali di stronzio. Tapioca, ma che razza di nome è? Ah, vero, buona cena, caro. Una buona cena, caro Astro. Che cosa sta mangiando di buono? Tapioca, ma dai. Povero Gabbiano. Pasta con le vongole. Ma lei mangia pasta tutte le sere? Intanto buon appetito e complimenti per la scelta. Ieri sera stava mangiando, se non ricordo male, pasta, pomodoro e basilico. Stasera pasta con le vongole. Buona, caspita. Buona la pasta con le vongole. Alla SWAT. Figurati se uno con quella skin lì, che sicuramente avrà vinto a caso, si fa inculcare dal Mason, tuttavia. Questo è Mason Gang, signori, l'unica gang in Italia e al mondo contro la violenza e contro il bullismo. Unitevi alla Mason Gang, signori, che non è mai troppo tardi per passare dalla parte dei finti buoni. Scherzo, I'm joking. Assurdo. Fufu, solo 20. Fufu, ve lo ricordate? No, quello di Zelig. Fufu. Che ricordi? Ma fino a 20 anni fa, anche 15, ogni tanto facevano in TV qualcosa di carino. Poi basta, fine. Com'era la pasta? Com'era? Buona? Ma quanta ne hai mangiata? Tanto o normale? Buona, immagino. Ma... hai mangiato solo pasta con le vongole? Mamma mia, io ho finito di cenare da un'ora e c'ho già fame. Tanta addirittura? Ma sentimi un po', mi senta qua. L'ha cucinata lei addirittura? Wow, ma le vongole erano vongole suggelate? Era tipo un sugo di vongole già precotto? Erano vongole fresche che quindi ha dovuto, come dire, preparare prima di prepararci il sugo? O cosa? Era Gesù Cristo? È vestito da Gesù? O da Apollo? O da Saiyan? Che cazzo mira questo? Gesù, ah, è Gesù proprio, caspita. Si chiama Gesù? Incredibile. Abbiamo trovato Gesù. In game, caspita. Sarà venuto a perdonare. A perdonarmi. No, surgelate purtroppo, perché i miei non avevano tempo per comprarle fresche. Beh, ma guardi che a volte in determinati casi il prodotto surgelato è di gran lunga migliore del prodotto fresco. Dipende da vari fattori, però è possibile che se le avessero prese fresche poi sì, non so, fossero state peggiori rispetto a quelle surgelate, quindi mi è venuta una voglia di pasta con le vongole. Raga, dov'è che vado a prendere la pasta con le vongole a sta ora? Non c'è neanche nessuno qua che mi porta a casa la roba. Io volevo andare al sushi stasera a prendermi la roba da portare a casa, poi alla fine ho mangiato a casa. Mannaggia il cribio. A lei piace il sushi, Astro? Sushi e affini. A me piace un botto, però non so, cioè non me ne intendo proprio. Prendo sempre la solita roba, non mi ricordo mai come si chiama. Prendo un botto di roba tutte le volte e mangio molto volentieri. Qual è il suo cibo preferito? Bella domanda, caspita. Penso la carne in generale, appena finito di parlare di sushi. La carne, devo dire, una bella tagliata, un bel filetto, un bisteccone, anche una semplice proprio grigliata, no? Mista, così io vivrei di carne. E poi ho mangiato l'hamburger, buono, e poi tanta carne mangerei. Mi piace molto anche la pizza bianca, senta un po', 4 formaggi, vai barbecue, mamma mia, sì, Gastro. 4 formaggi, salsiccia e friarielli o cime di rapa, come le vuole chiamare. Questo è uno dei miei sicuramente cibi preferiti. E il mio mese preferito invece, grigliata di gruppo, è tanta roba, soprattutto se fatta anche all'aperto, meglio ancora, magari lungo un fiume, così, tanta roba. Io ce l'ho la pizza bianca a casa, dai, ottimo, ma che bella surgelata, sì, immagino. Sì, tanta roba. Il mio mese preferito non saprei. Devo dire giugno. Dai, no? Pizza presa ieri, allora. Mi sa che andrò, non so che adesso, cioè, come faccio ad andarmi a prendere la pizza? Mi è venuta voglia di pizza adesso. Ah, perché l'ha presa in una pizzeria? Io devo sentire che ora chiudono questi qua di dove vado a prendere la pizza io. Preso una settimana fa, c'era ancora a casa, mannaggia il cribio. Ma spero l'abbia surgelata. Abbattuta non credo. Bella grigliata di gruppo, ah, nessun Ezio. Ce la toglie nessuno. Guarda questo, Dio, boh. Pompiere. Ma dai, ma ti pare, ma ti pare. Sì, direi questi sono i miei cibi preferiti. Tanta carne e pizza. Pizza, pizza, pizza. Bianca però, rigorosamente. Anch'io prendo sempre la pizza bianca con friarielli, ma dai, e noci. Friarielli e noci. E basta. Sarebbe da provare, che a me, cioè, prendere una pizza con la verdura solo, caspita, mi viene l'affanno. Ma dai. Friarelli e noci. Abbiamo installato le hack. No, astro, allora vabbè. Allora non è il benvenuto. E salsiccia buona. Eh sì, allora se abbiamo, prendiamo quasi la stessa pizza. La prossima volta mi faccio mettere anche le noci, però forse allora facciamo senza. Io prendo 4 formaggi più salsiccia e friarelli. Magari faccio solo tipo bianca. E buona, caspita, noci, e salsiccia e friarelli, wow. Mamma mia. Andrei a prendermela adesso. Infatti ci avevo quasi mezza voglia stasera, oltre il sushi. Poi alla fine sono rimasto a casa. Ho mangiato un cazzo di tortellini buoni, con ragù di carne, ragù alla bolognese, ma che buoni. Bella pesante, sì. Però fortunatamente hanno un impasto questi qua veramente molto buono. Io non so quanto lo fanno lievitare. Tipo non ho vinto 4 giorni, roba del genere. Ah, ma è Astro questo. Scusa, non avevo neanche notato il tuo ingresso. Benvenuto, Astro. 4-5 giorni di lievitazione. Tanta roba. Fanno il loro lavoro. Cioè non ho né sete, né poi tipo faccio fatica a dormire, roba del genere. A parte che solitamente mangio veramente molto presto, eh. Mannaggia a voi che ogni volta mi dovete parlare di cibo, Dio. Dai, Astro, pompiere. Dai Astro, vaffanbrodo, Astro. Vaffanbrodo, va. Vaffanbrodo, va. Andrei veramente a prendermi una pizza, caspita. La mangerei qua davanti alla telecamera se avessi la possibilità. Cioè, ma come si fa? Come si fa alle 20:30, alle 8:30? Che sei su un brodo? Che sei su un brodo? Anche io mangio molta carne, però compenso con la verdura. Bravo, io purtroppo compenso poco con la verdura. Frutta zero io, eh. Frutta proprio zero. Bevo solo acqua e limone al mattino. E questa è la mia frutta. E verdura. A me piacciono un sacco tipo le verdure tipo spinaci. Le verdure tipo quelle cotte, stracotte no. La classica verdura cotta, non so se a Milano si chiama così, però tipo spinaci, bieta da costa. E, che ne so, radicchio, tutte quelle robe lì. Quindi in questo periodo qua dell'anno ne mangio parecchia. Però poi durante l'anno patate non posso neanche mangiarle, però ogni tanto le mangio. Pomodori no, peperoni no, tutte le solanacee, melanzane no, a meno che non siano fritte. Vabbè, oh, cioè, se mi porti la roba fritta ti mangio anche il microfono fritto. Però no, io purtroppo vado giù pesantemente di carne, so che non fa proprio benissimo, lo so. Tipo i tortellini quelli da brodo, stasera me li sono mangiati in bianco, asciutti, con la carne, cioè con il ragù alla bolognese. Pizza fritta, ma sa, caro Astro, che io l'ho mangiata veramente poche volte nella mia vita, pizza fritta, e l'ho mangiata talmente tante poche volte che in realtà non mi ricordo nemmeno quale possa essere l'effettivo gusto. Che buona. Da piccolo mangiavo tantissime mozzarelle in carrozza, non so se le avete mai assaggiate. Le mozzarelle in carrozza erano buone, caspita. Ma vaffanbrodo, va. Vaffanbrodo, va. Buone sì. Andavo pazzo proprio, poi non... sa che non me ne hanno più preparate. Sì, sì, sono molto facili da fare in realtà. E se ne possono fare poi di cioè, varie versioni, tuttavia l'originale rimane sempre la migliore, che ve lo dico a fa. Se smetto di fumare molto probabilmente mi sfogherò nel cibo e ingrasserò di molto. Già abbiamo messo su 5 kg negli ultimi 30 giorni e sono tanti, 5 kg in 30 giorni, tuttavia lo sapevo. Perché c'è stato un periodo precedente che è durato 5-6 mesi in cui io ho dato sotto veramente, e adesso mi sono messo un po' più tranquillo e quindi purtroppo facendo anche poco movimento fisico . Voi fate sport? Oh, hello there! Welcome, welcome, benvenuto, benvenuto. Welcome to this channel. Sixy. Where are you from? How are you? Dovrei, ma non pratico sport, ecco, pensi lei. Welcome to this channel, my name is Fabio Mason and I play 1v1 LOL because it's my favorite game. What about you? Bienvenido. Io ho molato. Che senso molato? Vedi che non ti prendo sempre perché ho le hack. Ma dai, disistalli Astro per piacere. Io non ho mai praticato sport in vita mia, veramente gran poco, però da un anno mi sono messo a fare un po' qualcosetta di slackline e devo dire che mi piace veramente tanto. Ho fatto quasi 7-8 anni di basket, wow, e dopo come mai hai smesso? Quando ero bambino io, e stiamo parlando veramente di quando ero bambino perché avevo 8-9 anni, collezionavo le lattine vuote ovviamente, cioè vuote della Sprite, ok, e ogni lattina di Sprite era praticamente dedicata a una squadra di basket dell'NBA, e quindi era figo, era veramente figo. C'erano queste lattine di Sprite da 33 cm con proprio tutto quanto il bello del logo metallizzato, no? Super colorato, di ogni squadra di basket. Poi non so, mi sa che durante il trasloco sono state buttate via. Vede, le hack, la colpisco sempre. Ma va là, che hack. A lei non servono le hack per colpirmi. Penso, spero, insomma, dai. Se no va che le scarico anch'io, cioè adesso non so neanche se esistano per PC, però if you want to play dear chicks, let me know, write in chat, code or something like that. Che cosa l'ha spinto a scaricare le hack, signor Astro? Non era abbastanza forte? Oppure è diventato forte proprio perché ha scaricato le hack? Give me a rope, please. Qual è il codice della partita? Il codice della partita glielo dico non appena abbiamo terminato questa, perché non ce l'ho sott'occhio, glielo dico subito. 26-0. Adesso glielo dico. Vaffanbrodo, Astro. Speriamo che il signor Nessunezio sia all'altezza di Astro, che così magari riusciamo a giocare un po' di più. Il codice della partita è 26069. Ma dai, veramente? Ma dai, ha preso proprio adesso, sì? Io sono un astro stellare. Sì, ma ha iniziato a giocare ieri, però cioè, ha esperienza di gioco in realtà, se non ricordo male. Oh, pace all'anima di Pelé, caspita. Pelé io pensavo fosse già morto, ad esempio. Che peccato. E ci hanno fatto pure un video, se un video, un docu video in realtà, su Pelé, non mi ricordo se è ancora su Amazon Prime o su Netflix. Morto un'ora fa, ma dai, ma veramente pace all'anima sua. Pace all'anima sua, caspita, 82 anni. 82 anni, anche giovane, anche giovane. E recuperatelo se ovviamente non l'avete già visto, c'è un docufilm su Pelé proprio, un'ora fa, no, un minuto fa, boh. Comunque veramente un vero dispiacere, caspita. Parlo anche da non troppo persona che comunque segue il calcio, eh. Non seguo il calcio dai tempi di Recoba all'Inter, veda lei, e Giuseppe Bergomi. L'unica volta che ha segnato abbiamo detto domani nevica. Oh, ma ha nevicato sul serio? Cioè Recoba, Bergomi, Pagliuca in porta. Al Milan c'era tipo UEA e boh, chi se... Rud Gullit era un po' prima anche, mi sa. Quelli sono i giocatori che ricordo io. Pensate voi quanti anni che non seguo il calcio. Mannaggia il bivio. Ti imbotta nessun Ezio, nessun Ezio. Ma se fa... fatto il... cioè la fa la connessione con l'account Google. Cos'è che dovevo dare io qua? Sì. Come rimettere la chat, caspita, agganciata alla dashboard, madonna. Niente, non riesco più a inserirla. Rimane staccata e quindi nel momento in cui cambio schermo e clicco di qua, mi sparisce la chat. E tocca leggerla qua sullo schermino del telefono. Vabbè, così è. Così è. Astro YouTube, nessun Ezio. Attenzione, ben ritrovato, signor Clear. È un piacere vederla, travestito da tipo mago, qualcosa del genere. Abbiamo trovato anche la skin di Gesù. Ma lei usa primo schermo o secondo schermo? C'è lei ne ha due? Sì, no, due di schermi. Uno è lo schermo del MacBook che sto utilizzando per giocare, che ce l'ho qua davanti praticamente, capito? Qua sotto la webcam e di qua c'ho lo schermo grande della Samsung che utilizzo per OBS. Sì. Quindi in realtà ho uno schermo, poi l'altro è lo schermo del PC. Gioco sullo schermo del Mac. Avevo provato ad invertire le configurazioni, però non mi trovavo troppo bene. E quindi eccoci qua. Eh sì, perché dice forse potrei provare a giocare su Samsung, magari c'ho più, boh. No, perché sarebbe più grande il gioco, a parte che dovrei cambiare le impostazioni del mouse, però più risorse faccio consumare il PC e poi meno è il tutto funzionale, quindi meglio così. Mi sto facendo veramente una cultura ormai già da un po'. sì, sulle varie componenti dei PC, babarabambi, bomba. Ce n'è di roba, eh. Uno pensa di impararsi una roba e il giorno dopo scopre che in realtà dietro quella roba lì c'è un mondo. E quindi a volte anche scegliere diventa difficile. Astro primo, Clear secondo, Nessunezio terzo, e al terzo posto l'innominabile, il quarto posto l'innominabile. Devo fare su Discord la... perché adesso sto iniziando a incuriosirmi proprio. Devo fare su Discord la stanza dedicata proprio al vostro setup, ai vostri PC e robe del genere, perché mi piacerebbe che condivideste con me che cosa utilizzate sostanzialmente. No, perché lei ha detto che quello Samsung è 75 Hz, vero o sbaglio? Allora, se l'ho detto, quando è che me l'ha chiesto? Tanto tempo fa? Se l'ho detto può essere che lo sia, eh? Potresti fare una reaction a che cosa? Anche, perché no? Perché no? Tutte le vostre postazioni, perché no? Se l'ho detto vuol dire che è da 75 Hz, e l'ho detto in un momento in cui ero consapevole, magari l'avevo anche appena comprato, non so, non saprei dirle in questo preciso momento quanti hertz. Sì, pochi, comunque non è uno schermo da gaming, però è bello grande, diciamo. 75 Hz, quindi dovrei fare 75 fps giocando di qua, vero? Ma ci provammo già, eh. Ma mi trovo meglio così, perché c'ho proprio tutto poi il discorso della luce lì, la webcam qua, lo sfondo tra virgolette, no? E mi piace l'inquadratura così un po' ad angolo. Per poter utilizzare il monitor dovrei veramente spostare tutto. Dai, a fine live creiamo quella stanza lì e dopo vi taggo tutti. Appena arriviamo a 10 postazioni facciamo la reaction qua in live. Me ne intendo poco, però inizio a capirne sempre di più, proprio perché mi sa che dovrò affrontare sta spesa e quindi... Oh! Mi devo informare, cioè devo sapere un po' cosa prendere. Aia, aia, aia. Astro, oh, non ce n'è. Comunque se sta utilizzando le hack è veramente maleducato, signor Astro, eh. Cioè non vale tutto ciò se le sta utilizzando. Ma io credo che lei non le stia utilizzando. Auguro, lo auguro più che altro. Gli dico che la mia postazione è brutta. Beh, la mia è molto incasinata. Beh, oddio, incasinata. Se non fosse per sto viziazzo qua, in realtà non ci sarebbe anche abbastanza. Vabbè, dai. Almeno uno da dietro la nuca così. Di sorpresa, mi perdoni signor Nessunezio, non volevo. Sarei stato troppo contento che fosse stato Astro in realtà quello lì. Però, prima vittoria della giornata, ci siamo portati a casa. Incredibile. Che poi non ho capito, cioè... Anche se io prendessi tipo un mouse da 100 euro, no? E continuassi ad utilizzarlo con questo PC qua che non è adatto al gaming, cioè mi cambierebbe qualcosa? Boh. Non riesco ad entrare nemmeno nelle impostazioni. Sto mouse qua che ho preso ha un bottone per cambiare i DPI, ok? Il problema è che non riesco, cioè se io entro nelle impostazioni del mouse del Mac mi fa solo cambiare lì la velocità dei click, la velocità destra, sinistra e quant'altro praticamente. Gli dico che la mia postazione è brutta, ero partito tutto felice con le costruzioni. Infatti, ne ho approfittato, signor Enzio. Buonasera caro signor Claudio, buonasera. Non mi si accende il PC? No, ma come? Mannaggia il diavolo del demonio di Beelzebù, ma com'è possibile? Signor Pro, buonasera anche a lei, buonasera anche a lei. Eh no, non c'è il comando ladro qua, non c'è il comando ladro. E se non si accende provi a riavviare. Mamma che battuta raga. Se non si accende provi, che cacchio ne so io, avrà già provato a staccare la spina forse. Staccare e riattaccare la spina. Oppure controllare che, cioè, tutti i connettori e quant'altro. Sarebbe un vero peccato, signor Claudio, mannaggia. E basta con sto signor Pro, mi chiami col mio nome. Ma io non lo conosco il suo nome, signor... Ah, Dario, è vero, c'è scritto. Ogni volta, caspita, che lei entra, Pro è qui, Pro è vivo, Pro è di qua, Pro è... Io pensavo che a lei piacesse, se si chiamava Pro da solo, mannaggia il Dario. Buonasera, signor Dario, benvenuto, buon inizio di proseguimento di settimana. Non si arrabbi, mi raccomando, caro Dario. Mi gusta la mañana, mi gustas tu. Basta risolvere riavviando il PC, sì no, ci ho provato anch'io. Chissà cosa gli ha fatto quel PC, signor Claudio, come mai? Che succede a quel PC lì? Ma lei che PC ha, signor Claudio? Un portatile o un PC fisso? Provato tutto, aia. Cos'è che potrebbe essere? Che cos'è che potrebbe essere? Code? Signor Dario, il codice è 26069. 26069. Allora può fare che carica il telefonino. Cecchino di professione, esatto, sì. Fisso. Ah. Allora potrebbe caricare il telefono e fare la live col telefono. O no? Come quando faceva le live dal balcone, oppure in ritorno dalle sue attività. Usi un telefono. Trovato una skin. Trovato la skin di Mason. C'è anche la mia skin su questo gioco, tra l'altro. Non so se rendo, non so se rendo. Più che aver trovato una skin, mi sa che è anche uscito, signor Dario. Il mago ha un PC che intercetta i segnali extraterrestri. Dovrò fare così. Eh sì, non ci abbandoni. Non ci abbandoni, perché sennò qua dalle 10 alle 2 che cos'è che... Cos'è che combiniamo noi senza di lei, caro Claudio, dalle 10 alle 2? Cioè, cos'è che mi tocca fare? Io invece ho sminchiato OBS, nel senso che ho staccato la chat dal pannello generale di OBS stesso, perché volevo allungarla e adesso non riesco più a incastrarcela, e quindi ogni volta che clicco qua sul primo monitor mi sparisce la chat dal monitor secondario. E devo guardare qua sul telefonino, cioè veda lei come siamo presi stasera. Mentre lo facevo non sono entrato in game, ma ok, perfetto. Una live gagliarda dal balcone, sì, esatto, con meno 10 gradi, ma non fa neanche tanto freddo in sti giorni qua, almeno qua al nord, non so lì poi da voi, però. Bella migra, dalle 22 alle 26, alle 26 esatto. Non mi fate rimanere fino alle 2 però, ve prego. Dipende, cioè alla fine dipende sempre tutto da lei. Dipende sempre tutto da lei. Attenzione, abbiamo un vichingo in gioco, signor Dario, che si è travestito, anzi si è denudato, rimanendo in mutande praticamente. Io fra 3 o 2 mesi prenderò il monitor 165 Hz. È quello che mi raccontava, per il quale sta praticamente mettendo via i soldini, vero? Comunque non mi avete risposto alla domanda sul mouse. Mannaggia a voi. È una bella mira, sì, nessun ezio, infatti lui pensa che... cioè... pensa di far finta di non saper giocare, che noi pensiamo che lui sia veramente uno sprovveduto, però in realtà proviene da anni e anni e anni di giochi di questo tipo. Oggi fino alle 3, esattamente, no beh, fino alle 3, ma anch'io era che veramente, cioè, sto andando sempre a letto sempre più tardi, mi sto svegliando sempre prima, no, sempre prima no, mi sveglio veramente presto al mattino, e quindi se vado a letto così tardi sono stanco, lo sento proprio. Io ho un portatile da gaming vecchio e basta. Vabbè, già che è un portatile da gaming, tanta roba, eh. Io sì, gli ho risposto per il mouse. No, che non mi ha risposto. No, io ho chiesto se mi prendo un mouse, metti caso da 100 euro da gaming, e lo utilizzo con questo mio PC con le stesse configurazioni che ho adesso, cambia qualcosa? Vabbè, ma usati i PC da gaming portatili, non costano molto. Usati i PC da gaming portatili non costano molto. No, basta portatili, cioè io adesso sto pensando a un PC fisso in realtà, anche perché mi servirà poi per fare anche altre robe. Avevo dato un'occhiata sinceramente ai portatili, però ho un portatile qua che mi durerà tutta la vita praticamente. PC da gaming, sì, no, beh, ci si riesce pure a streamare, perché anche non sarei nel primo nemmeno l'ultimo. Non saprei. Secondo me non cambia niente, i mouse sono tutti uguali alla fine. Addirittura. Beh, non penso, perché cioè, se un mouse costa 15 euro e un mouse costa 80, 90, cioè cambia un... Boh, non so, io so che cambia tutto il discorso dei DPI, che non mi chiedete nemmeno cosa sono. Più DPI ci sono, meglio è in teoria, però... Aspetta, ho messo la sensibilità alta a 100. Come mai? E noi ne approfittiamo. Ah sì, se no non si accende il PC. Porcaccio, il lupo a mannaro. Non so, provi a soffiare col compressore, boh, da qualche parte. Magari si è bruciato l'alimentatore. Ma ce l'ha la corrente, sì? Cioè non è che hanno tolto la corrente. Vabbè, si sa mai. Addirittura il signor Astro concorda con nessun Ezio. Incredibile, perché secondo me no, invece io se qua faccio click e mi prende il click dopo, cioè, 20 secondi, dai, non è una roba normale. Quindi stasera live dal balcone, signori. Mi raccomando, se ancora non seguite il signor Mago di Twitch, fatelo subito, non ve ne pentirete. Ovviamente solo se siete maggiorenni. Live dal balcone questa sera, live assieme ai Jackie, che ormai saranno, non so, i Jackie vivono l'estate o sono già in letargo a sta ora qua? Sì, c'è il discorso del click più veloce, sì, questo è solo per questo che lo prenderei io un mouse, proverei a prenderlo, però dovrei essere sicuro che mi funzioni con PC tra virgolette non adatto ai gaming, capito? Perché non posso qua, cioè io ogni volta che premo questo qua spara dopo mezz'ora, cioè mi clippi Mason, la cosa che ho fatto, deve clippare lei, non so quanto tempo è passato, provo a fare la clip adesso, clippatevele voi, raga, che ci mettete un secondo a clippare, raga, un secondo ci mette, neanche meno, ma alla fine conviene solo ai mega pro player. Sì, però voglio dire, cioè, io se mi voglio divertire un paio d'ore qua con i ragazzi, non è che posso sempre farli vincere, capito? No, sì. Sì o no? È l'input lag del mouse, esatto, però non cambia così nulla. Ah. Io penso che il PC del signor Claudio ripartirà presto. Ripartirà e farà un lungo viaggio verso l'ecocentro, molto probabilmente. No, spero di no. Sono quasi sicuro che funzionerà, perché poteva esserci un... a meno che appunto non si sia, come dire, bruciato l'alimentatore, perché potrebbe essere quello, magari, che cacchio ne so. Ci sono stati dei temporali oggi lì da lei. Attenzione, nessun Ezio, primo addirittura. Tra l'altro ho iniziato, perché non, cioè, guarda, un'ora e 20 di video, ho spulciato un po' anche il video quello lì di San Romolo, molto carino, molto simpatico, c'era anche Jambu che ha fatto la canzone. Mason, se vuole un mouse buono prende il G Pro wireless. Anche qua wireless, cioè sono proprio, adesso non posso usare questa parola qua, però cioè, sono proprio, cioè io come ve lo posso spiegare, caspita, cioè ho un hub praticamente che è collegato al PC, no? Perché il mio MacBook Pro ha due entrate USB-C, no, piccoline, e l'entrata per il microfono. In una delle due entrate devo per forza di cose mettere l'hub, sull'hub è attaccato il mouse, il monitor, la tastiera, l'alimentatore del PC e il cavo del modem praticamente. Se prendo un mouse wireless, sai perché no? Perché ho paura che non funziona, che per qualche strano motivo non funzioni, perché ad esempio la Logi Streamcam qua, se l'attacco al hub non me la prende mica il PC, la devo per forza connettere sul PC stesso, e quindi non avrei neanche più spazio per metterci poi la pennina del wireless, capito Astro? Quelli di Jambu sono bellissime, sì. Mason, ma che clippato domanda? Io ho clippato, però solo qualche secondo dopo che mi aveva scritto di clippare, quindi non so effettivamente se abbiamo preso esattamente la scena giusta. Sto guardando una pennacchia spagnola, canterina, molto bene. Mamma mia, mi sono innamorato, veramente, cioè... Dio caro. Due tipe spagnole proprio, sì. Stanno su YouTube, hanno fatto qualche tipo canzone, così. Una suona il basso, una suona il flauto, no. Una suona la chitarra e canta, poi ogni tanto si scambiano anche di ruoli. E c'è la bassista che è veramente, cioè, è simile, molto simile alla, non so se avete presente, avete mai visto il film quello di dove c'è tutto Ian Tiersen sotto al piano, Il fantastico mondo di Amélie? L'avete presente quell'attrice lì? Beh, io la adoro quell'attrice lì. Oh, devo dire che, raga, mi sono innamorato. Una bomba alla bassista, ma lei sa di chi stiamo parlando, Astro? Mi sa che nessun Ezio usa le hack, ma che? Non ci credo. Sto guardando per... No, Shakira. Adesso non so se lei sta guardando Shakira. Sono proprio due ragazze inedite, cioè conosciute così per sbaglio. Che figa, oh. Lo farei anche vedere così quasi dopo. Niente. Che bello, oh. Uguale proprio a quella lì di... Ha fatto il film proprio... Fantastico mondo di Amélie. L'avete visto? Dai, sì che l'avete visto il film. Tanto con Ian Tiersen sotto, cioè... Ma dai, nessun Ezio, ma dai... I love Fabio Mason. It's the same for me. Thank you. Viva la pennacchia sempre, sì. Speriamo che il nuovo anno ce ne porti un po' in più, perché qua, raga, almeno per quel che mi riguarda, siamo messi molto male. E... adesso una è in... Una è in riparazione, l'altra sembra morta, poveretta. Clip ora. Ma clippate voi, no? Ma cosa state clippando? Che poi tanto io, cioè, se sono clip di roba vostra, non è che... Dopo si deve andare sul... se le scarica e le ricarica praticamente nel suo canale Astro, mi raccomando. Basta la pennacchia sempre, sempre, sempre. Sempre, sempre. Io qualche anno che ho optato per il... diciamo il... le robe un po' più, tra virgolette, carne finta, ecco, mettiamola così. Però adesso una è in riparazione, l'altra sembra che non sta troppo bene. Taggo che me l'ha fatta lei la clip. Ecco, ecco, ok, ok, ok. Lei vada pure a recuperarsele dal canale, tanto potrà scaricarle tutte perfettamente come preferisce, caro Astro. Nessuno di voi ha visto Il fantastico mondo di Amélie, non ci credo, non ci credo. Non ci credo. Io faccio finta di niente, sto sempre qua dietro. E adesso arrivo e spacco il... Astro non c'è. Non lo puoi prendere neanche. Ma perché, scusa, io non riesco a giocare bene? Ma ti pare? Caspita, è un anno che stiamo qua. Devo ancora imparare a giocare. Vaffanbrodo, va. Incredibile. Le clip le dovete fare voi. Dai, Astro. Clip Mason, cazzo, ti sto facendo anche tutti quanti i contenuti gratuiti per il canale. Cercasi freebooter, signori. Cercasi grafici esperti, montatori. No, montatori, adesso sto a pensare male. Per questi spazi. Finito Astro, io non riesco a clippare. Perché? Perché no? Sono abilitate le clip, Perché un cellulare sbocco e carica lento. Ma lei quindi sta giocando da computer e poi segue la live dal cellulare? Come? Non ho capito come fa. Adesso andiamo a prenderci nessun ezio, visto che... Fa finta di niente, dopo che viene qua e si frega a sangue. Dove è finito nessun ezio? Dov'è? Quando sta? Ma dov'è? Dov'è che mi sta spacciando? Cioè lui sa già dove sono io? Io non lo vedo nessun ezio. O nessun ezio. Però lui mi stava... Eccolo. No? Ma dai, guarda dove era. Zitto zitto, 4-4. Ma dai. Sì, giusto. Perché se seguo del PC, poi se gioco 1v1 LOL, poi largo tutto. Ecco, cioè, ne so qualcosa, ne so qualcosa. Basterebbe solo che chiudessi OBS e potrei giocare anch'io a 60 fps, però possiamo ben capire che se non gioco a... cioè, se chiudo FPS... Oh, hello, yeah! Vero problema. Mason Gang. Yes, 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 welcome, welcome to this channel, welcome to the Mason Gang. Emotional. Thank you so much, thank you so much. Grazie infinite. Benvenuto, benvenido, benvenido. Come stas, come stas? De donde eres, de donde eres? Where are you from? Secondo me nessun ezio gioca a Valorant o altro, perché è una mira della Madonna. Ma sono l'unico, veramente l'unico, Dio caro, che non riesce... Ma porco, perché? Ma dai, cioè. Guarda, e io no, che mira ho io. Ma che mira ho io? Welcome, if you want to play with us, se vuoi giocare, I give you the code into the chat, doesn't problem. Adesso questa qua la clippiamo. Astro, faccio vedere io adesso come si fa. What about you? What about you? Yus. C'è perfino la skin di Gesù, hanno fatto. Roba impossibile. Pensavo fosse uno scherzo, invece ci siamo beccati anche Gesù prima qua in gioco, che sia un segno. Ma lei sta giocando col mouse, nessunezio? O col pad del PC? Mi dite delle impostazioni che posso mettere anch'io? Non Gesù perché era una tipa. No, no, quello di prima. No, no, quello di prima si chiamava proprio Gesù e aveva anche là la stessa vestaglia, col mouse per forza. E che impostazioni ha messo sul mouse? Sì, tutto un discorso di FPS alla fine. Quello è. Qua che impostazioni avete voi? Non qua. Qua. Io ho 11, 70, 70. Ma quanti FPS fa? Ma quanti FPS fa? Se vuoi scriverlo un'altra volta. Mettiamo 60, non cambia niente, cioè. Che impostazioni avete voi qua? Impostazioni, è un mouse da 5 euro, non vale niente. Sì, sì, impostazioni qua, non le ha neanche toccate lei. Queste qua, dove c'è la rotellina, lei può cambiare tutte le impostazioni del suo mouse praticamente. Dove si vede? In generale ho fatto fibra o buon PC. Impostazioni. Impostazione. Per 8, 8.1, 6.4 e 50. Ah, adesso le provo, le provo. 50 e 40. Gli FPS li vede in alto a sinistra se li ha abilitati, sempre nel menu. Show on hide FPS. Ma ci siete o no? Perché non riesco ad andare avanti? Ah. Oh. Lo so, lo so. Qualcosa ho imparato o no? Mamma! Dalla lunga distanza! Questa l'hai sentita? Sì, Astro. Se l'ha sentita. Allora io mi vergogno se faccio show FPS. Però si sa, siamo gli unici in Italia a giocare a questo gioco qua con 20 FPS, quindi neanche 20. Anzi, sarei proprio curioso invece di vedere, perché qua, avendo abbassato la risoluzione di uscita, forse un paio li abbiamo anche guadagnati. Ma forse anche no. Dio! 7 ciapo, va l'astro. Dai, caspita, però ha fatto il cuore, va l'astro. È incredibile proprio, non ci voglio credere, ha fatto un cuore. Grazie, grazie. Ma che roba, il cuore ha fatto. Ma dove le impari ste robe? Questa va clippata col cuore così di sfondo, figo. Figa, figa. Adesso proverò a mettere le stesse impostazioni anch'io. Madonna, so già le 9:10 però, eh. Allora. Mi faccio uccidere così, è una clip per YouTube, bravo, che qua Le abbiamo finite? No, non le abbiamo finite in realtà. Allora, abbiamo detto 8.1. Intanto facciamo show FPS. Qua mettiamo media. Qua mettiamo 8.1, vediamo se mi troverò bene. 8.1. 8.1 addirittura, cioè. Vabbè. 6.4. 6.4. Poi mira 50. Tutto 50 qua. No, 50 e 40. 50 e 40. Boh, vediamo cosa succede. FPS vale di 20, ne faccio. 20 neanche. 16, 13, 12, 15. La fibra fa tanto anche la fibra, però ho 120 fps, porco Giuda. Ma dipende dalla connessione avere 120 fps. Io faccio 50 mega in download e neanche 6 in upload. Questa connessione satellitare qua. 120? Incredibile. Io non arrivo mai a 20. Assurdo. 120 fps. Per forza c'è una mira abbastanza... Dipende dalla scheda video e altro. Ah, vedi. Capito. Per forza c'è una buona mira. Ma il suo PC da gaming, che scheda video monta, caro Nessunezio? Dipende dai componenti. Ah, ok. Io li nascondo perché... Show... No, aspetta. Bestia. Dove si vede? Io non capisco niente. Sulle informazioni di sistema, sulle info del PC. Io pure li nascondo, è meglio, che così almeno non ci rodiamo il fegato per nulla. Su info sistema oppure info PC. Ma dai, Nessunezio, dai. Qualcosa del genere. Info sistema, adesso io... Qualche anno che sono abituato col Mac, non mi ricordo più tanto Windows, quelle robe lì. Però sempre, cioè, infosistema. Oh, non ce n'è stasera. Una vittoria ho fatto. Meno male abbiamo imparato qualcosa di nuovo dalla storia e soprattutto abbiamo condiviso questo bellissimo progetto pugliese. Signor Claudio, lei è ancora in chat? Ha risolto il col PC? Io spero proprio di sì. Ora controllo, dice. Secondo me ci sta trollando tutti quanti, Nessunezio. Mason vuole che uccido Nessunezio e faccio finta di essere forte e mi faccio uccidere facilmente. No, lo sa che a me queste robe qua non mi piacciono. Comunque per il meme lo possiamo anche fare. Faccio finta di essere forte e mi faccio uccidere facilmente. Non è facile una roba del genere, secondo me. Ecco, io guarda, ho fatto un'auto, mi sono suicidato praticamente nel gioco, in game. Fammi alzare un po'. Sti che sound. Scusate. ...120 fps... Come la riconosco? C'è un nome? Boh, forse Nvidia oppure GTX, RTX, non so, ne so meno di lei in realtà. Comunque o è Nvidia o è... cioè io buildo dritto per dritto e vengo da lei, poi mi fermo e lei mi uccide. Ma no dai, non importa, anche perché cioè uccidere uno che è fermo solo io posso farlo in realtà. DirectX 12, cacchio è? Non la conosco, a parte che sì, sono proprio ignoranti in materia. Lei Astro conosce scheda video DirectX 12? Ma di che marca? Di che marca? DirectX sarà? Dai, famolo, e famolo, e famolo. Devo fare cancel, mi sa. Ho un PC Asus ROG. Ah. Però. Ma lei nessun Ezio ha PC portatile o fisso? È mezz'ora, caspita, che ce lo sta per... ce lo sta raccontando. Ha un portatile, se dice no che ho fisso. Non la conosco DirectX 12. Ah, mi sa che una RTX 3060, sì, addirittura. Addirittura. Attenzione, andiamo a prenderlo. Chissà dove si sarà nascosto. Ce l'abbiamo sopra. $120 fps, io ne faccio 100 in meno. Cioè guarda, mi muovo proprio tutto a scatti anche. No, vabbè, vieni da ridere. Non ci, neanche se facciamo apposta, non ci riesco. Il modello è Asus GL 503 VM. Dai, vieni qua. E niente. GTX da 1060. C'è scritto il dispositivo, ma dai. 1060. Oh, stavo sperando a caso. E beh, cioè, se è un PC da gaming, per forza che mi fa 120 fps. E come le sembra a lei, Astro, la GTX 1060 è buona? Boh, non ne capisco, non so manco se è buono o no. Infatti chiediamo ad Astro. È del 2017. Ah, è vecchio sto PC. Anche il mio, anche questo qua è del 2017. La 1060 è buona, viene dopo della GTX 1080. No, prima semmai. Cioè dopo viene la 1080. Poi c'è la GTX 1650. Però è molto buono, infatti va ancora bene. E di RAM quanto c'ha? Processore? Attenzione, 360 turn plus 250 easy, easy pompa, easy pompa. Sì, li regge qualsiasi PC. A parte che i Mac non sono proprio predisposti per il gioco. Io se gioco tipo senza OBS aperto, off live, lì arrivo a 60 fps per dirle, non di più. Però con tutto quanto aperto qua, varie pagine, musica, non ce la fa. Poi c'è la 2060, 16 giga di RAM però, ecco, vede, anche quello fa tanto. Io ne ho 8 qua, 8 giga ho, 16 giga di RAM però. Aia. Devi guardare la RAM, io ho 32. La memoria di visualizzazione, quella influisce sui giochi. La RAM ne ho 4 ne ho. Mi sa 4. Ah sì. Allora vede che qualcosa ne capisce allora. Io 6. Ah, VRAM. VRAM non so neanche cosa sia, io VRAM 4 dovrebbe essere però, forse, in teoria. Io 6. Io non ce l'ho neanche secondo me la VRAM, perché se vado qua su informazioni di questo Mac, a parte che non dove l'ho aperto, di qua, i5, dual core, 8 GB la memoria, non ce l'ho neanche io la VRAM, ad esempio. Appena finisce il game frame, prema il tasto insieme AR, poi scriva XDIAG, io mi faccio clippare meso, e appare la roba per vedere le specifiche del PC, ma non so se sul Mac funziona, Lo stesso con il comando qua. Ho appena aperto qua le informazioni del sistema, specifiche tutto quanto però. Dura. Il Mac no, è diverso, tutto diverso, tutto un casino. Tutto diverso, veramente. No, infatti... ho fatto veramente fatica a riuscire a mettere insieme un po' di robetta sul Mac per fare le live con OBS, perché è un casino. Ma come fa a non cadere questo qua? Eccolo. Ma dove sta? Mancava poco. Impazzito. Stream Elements è impazzito secondo me. Dai, tutta, è difficile. Vediamo che abbiamo qua. C'è un invito, nessun Ezio, accettiamo subito. Bevete acqua guizza, signori, mi raccomando. Mi raccomando, l'acqua che vi vizia, l'acqua che non spruzza, l'acqua che schizza, ma soprattutto bassissime percentuali di stronzio. 21 e 24, sapete cosa vi dico? Che vado a prendermi la pizza io, andatevene a fan brodo. Fa come il mago con i Montebovi. Ma non ce li ho io qua. No, penso che non li vendano nemmeno qua da noi, in Monteborvi, California. È solo per veri assi. No, l'Acquavizia è uno sponsor che ci portiamo avanti da il... oh. Non va più niente. Dal 10 di gennaio. Oh, non mi gira più il mouse, raga. Non gira più il mouse. Eccolo, eccolo, eccolo. Eccolo, eccolo. 10 gennaio 2022. Mamma, quasi. Infatti io quando sono entrato nel canale del mago la prima volta e ho visto che dava del lei a tutti, ho detto ottimo, caspita. Cioè è stato veramente amore a prima vista, subito. Anch'io ho sempre dato del lei a tutti quanti qua su Twitch. Entro nel canale del mago e finalmente trovo un'altra persona che dà del lei a tutti. E ho detto, eh sì, qua per forza dobbiamo cercare di capirne un po' di più su questo signore. Eh sì, caro mago. Anche sebbene poi in privato chiede di dare del tu, però è stato amore subito, subito, subito. Poi una certa somiglianza col signor Jerry Calà ha fatto sì che... Eccolo, vinto anche questa, vinta, vinta, vinta. Anche io mi sono abituato, eh sì. Col mago pure io, amore a prima vista, l'hai dato da Anna Pizziconi, appena l'ho visto ho dato, seguo sempre. Ma dai, ma dai. Anna Pizziconi quando ancora si chiamava, sì sto clippando, si chiamava Giuseppe Benzinaio, fatto mente locale. Infatti aveva un volto già visto quell'Anna lì. Come Jerry Calà? No, boh, non so, a me ogni tanto... Ogni tanto mi ricorda Jerry Calà, non so, forse sta parte qua, non so, boh. Esatto, sì, not like this. Sappiamo perfettamente che il mago non piace Jerry Calà, non so per quale motivo poi. Sì, beh, non è che sia, cioè, chissà cosa, però. Li abbiamo visti tutti i film, dai, almeno fino a 20 anni fa. Ma ha risolto col computer alla fine? È ripartito il computer? Io volevo provare a fare, Adesso voglio vedere, scusa, cioè. Perché non cade? Ma scusa, ma com'è che fa a fare quella roba lì? Adesso vengo su anch'io. E vengo su più strutturato anche di te. No dai, veramente 9:30, niente, non mi fa più la pizza sti qua. Fatemi provare a fare un esperimento, dai raga. Chiudiamo qua la live. Ha risolto, e lo sapevo, caspita, lo sapevo. Mi fa molto piacere. Com'è che ha risolto? Com'è che ha risolto? Oh, finalmente. Fatemi fare una roba. Ah, il risolto. Però mi sono beccato i cine panettoni di De Sica e Boldi. Per fortuna che se li è persi, dice, i film di Jerry Calà. Ah, il risolto, che peccato. Che peccato, non lo avrei mai immaginato sinceramente. Facciamo un esperimento? Sì dai, mi scusate un secondo. Facciamo un attimo così perché sennò è un casino. Allora, intanto guardo gli orari della pizzeria. Pizzeria Capriccio, pizzeria Capriccio. Chiude tra poco. Ma chiude alle 22. Chiudo alle 22. Adesso chiamo, scusate un secondo. Ma che testa. Buonasera, sono Fabio. Volevo chiedere se faccio in tempo a ordinare una pizza da venire a prendere circa fra 10 minuti. Ecco, una pizza bianca con 4 formaggi, salsiccia e friarielli. Bianca, grazie mille, salve, a dopo. Me sono con la pelata, no, ma che pelata, è che siccome devo tagliare i capelli, dato che sono lunghi, mi è rimasto tutto quanto il segno delle cuffie qua. Sbanf, pizzona, ecco adesso io vado a prendermi la pizza e poi spero di trovarmi, che ci ritroviamo tutti all'interno del canale del mago. Guarda il suo faccino, Mason, hai 38 anni, chi è che l'ha detto? Comunque no, non è vero, che ne ho 38. Sembra che ho 38 anni, Signori, che dire, è stato veramente un piacere anche questa sera essere rimasti in vostra compagnia, spero vi siate divertiti. La felicità negli occhi quando hanno detto che potevo ancora ordinare, beh oh. Adesso qua mi diranno che so partito, però mi è venuta fame, cosa vedevo di. Se volete ve ne lascio un po', ve la mando virtualmente. Sì, lei l'altra volta ne aveva 37. Mica ho fatto gli anni, sì però, cioè. Mica ho fatto gli anni, non ho ancora compiuto gli anni. Signori, è stato veramente molto gradevole passare del tempo in vostra compagnia, spero abbiate apprezzato i contenuti che abbiamo condiviso a inizio live, ma soprattutto spero che abbiate modo di condividere, esattamente, lo teniamo segreto. Noi ci vediamo tra pochissimo a casa del signor Claudio, tutto quanto permettendo, e che dire signori, ricordatevi di splendere, ricordatevi di riflettere la vostra gioia. Grazie infinite. Bravo, carichi, ma soprattutto mi taghi sempre come faccio io, che così andiamo benissimo. Signori, è stato un piacere, noi ci vediamo domani sera, sempre alla stessa ora, sempre potenti, sempre forti, ma soprattutto affamati di cibo, ma non solo, di sapere, di tutte quante cose, insomma, no? Quindi signori, è stato veramente un piacere, grazie di cuore, ricordatevi di splendere, cuoricini viola a tutti.